Dopo il doveroso passaggio legale in assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, l'Andria Multiservice ha voluto incontrare dipendenti e collaboratori per illustrare e condividere i risultati del 2022 e soprattutto per allargare l'obiettivo sui progetti del futuro a breve e a medio termine della municipalizzata. Un incontro tenuto dall'amministratore unico della Multiservice, Antonio Griner, essenzialmente mirato alla condivisione e alla motivazione, con l'obiettivo di cementare i rapporti e le relazioni interne tra management e dipendenti. Penso che il beneficio maggiore che stiamo cercando di ritrovare e di dare ai nostri dipendenti è quello di una maggiore tranquillità nel lavoro, quindi essere tranquilli e sicuri che la società, che loro giornalmente chiaramente danno servizio, sia e arrivi ad avere una stabilità economica. Dopo di questo sicuramente prevederemo anche delle forme pure proprio di coinvolgimento, di incentivazione, qualsiasi forma che possa chiaramente stringere ancora di più questo rapporto, io lo ritengo di solidarietà tra tutti i dipendenti e anche la gestione e l'amministrazione di questa società. Spazio anche alla presentazione del nuovo progetto di welfare aziendale con una prima serie di convenzioni di benefit e la consegna di una targa a ricordo per un dipendente andato in pensione nei mesi scorsi, il tutto all'insegna di una sana convivialità. All'incontro hanno preso parte anche la sindaca Giovanna Bruno e l'assessore ai lavori pubblici Mario Lo Conte. La Multiservice è stata messa in sicurezza rispetto al passato, adesso ha un nuovo management che ovviamente ha dato un imprinting nuovo sia sulle scelte che sulla conduzione delle scelte e per come le stesse si sviluppano protratte nel tempo, e quindi davvero siamo contenti di muoverci in questo recinto, in questo perimetro. È chiaro che all'interno di questo lavoro ci sono ancora delle criticità che permangono, ma rispetto alle quali non ci spaventiamo, anzi insieme anche con i dipendenti proviamo a trovare il modo migliore per affrontarle e superarle. L'obiettivo è stato quello, come sappiamo, di arrivare ai nuovi contratti per la società, ma soprattutto di pensare a nuovi servizi, a nuove contratti, appunto forniture, perché l'intera classe di persone che lavorano all'interno di questa società potesse avere speranze sempre più certe e definitive. Siamo a lavoro per questo, perché pur con un bilancio in leggera difficoltà, attraverso nuove commissioni lo stesso possa portarsi ad un piano appunto positivo.